Che è sto mostro boss finale di Final Fantasy? È un ragno. Ma è osceno. Oggi qui con me c'è Ambra, perché lei è una grande esperta e amante di insetti che a molte persone non piacciono. Quindi faremo una tier list dall'insetto più bello al più brutto. Fantastico. Dovremo cercare di capire perché secondo il suo gusto sono tutti belli gli insetti. Quindi faremo una tier list un po' particolare. Tra l'altro Ambra non sembra, ma due lauree in ecobiologia. Ci andrà a illustrare anche questi mostri, questi insetti e anche i loro nomi latini. Con riserva, perché io ho una settimana che non dormo, quindi oggi sarò molto lenta, potrei dire anche un sacco di... Baggianate. Dice una settimana che non dorme, Maurizio, e invece no. No, non dorme e basta. Non dorme e basta. cominciamo subito. Questo è il primo insetto. Come si chiama questo? È un bruco della falena perforante della frutta. Ma è tipo un colpo di... bruco della falena perforante della frutta! Ma cosa perfora? La frutta. Lo chiameremo bruco cosmico. Sembra uno spazio, una galassia. Visto che bello. È bellissimo, ragazzi, sembra un universo. Cosa fa? Perfora la frutta. Sì, in realtà la cosa buffa è che la maggior parte di questi insetti è parassita. Mettiamolo in A, perché è carino, insomma, è molto cosmico. Bello. Allora, questo qui è un hot dog. Cos'è? È un bruco gioiello. Un bruco gioiello. Nel senso, gioiello è il cognome. Sì, no, la cosa buffa è che poi quando cercavo la specie in realtà mi sono apparsi tipo tutti gli Swarovski, gioielli veri, eccetera. Io volevo solo l'animale. La cosa buffa è però che il bruco è tanto bello quanto è assai banale. Perché è banale? Farfalla. La farfalla che ne esce, è dici? Beh, è l'unico bruco più bello da bruco che da farfalla. Quindi non è bruco. Anche questo io lo metterei in A, perché secondo me è un bell'aspetto. E quando diventa farfalla diventa questa fetta di prosciutto qui. Pensavo a un dolce petalo, ma... Un dolce petalo, capito? No. È passato a prosciutto. È fessa di tacchino, una fesa di tacchino. Quindi mettiamolo in B. Dai, in B, che alla fine non è bruttissimo, no? Questo cos'è? È un coso che fa ridere. In italiano, plant hopper, come lo traduci? Cavalletta, non mi viene. Cavalletta Bugs della life pianta. Insegna. Credo che sia... Bugs Life Hopper. Cioè, comunque sono... Parliamo di grilli e cavallette. Insomma. Grilli e cavallette. Saltano, insomma. Saltano. Qui c'è scritto... Nogodinidae. 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 Ha questo ciuffo buffo. In realtà ci sono diverse specie che sono tutte ciuffate. Ciuffate. Così. Però poi diventano grillacci, cioè nel senso anche qui è più buffa. Non è la bellissimo, ninfa. Questo però a me fa un po' cacare sto ciuffo. Non possono fare rapine perché altrimenti li acciuffano. Grazie Marco, prego. Grazie di questa esternazione. Un cavo della corrente che si è rotto e escono tutti i fili. Ah, ho capito, è quello che gli esce dal culo. Sì, è che questo. Mettiamo in C, dai. Questo, ma è un bruco imperatore. Giapponese. Questo fa riderissimo. Bruco-san. È bello, sembra veramente che ha un'armatura samurai. In realtà testa. Se questo uno, se voi lo cercate, che si chiama Sasaki Acharonda, è bellissimo perché c'ha la testina con l'elmo, ma dietro è grassissimo. Body shaming degli insetti. Allora, secondo me, io ho una teoria che Hollow Knight si è ispirato a questo bruco per fare il cavaliere. Ma potrebbe anche essere uno scarabeo qualsiasi. Dai, no? fatti tuoi. Okay. C'è anche lo scarabeo disegnato male, lo scarabocchio. Bello. Quindi questo bruco imperatore va in S perché fa ridere. Va in S perché fa ridere. Come valorizza gli insetti. Fa ridere, quindi va in S, sì. Cos'è, una farfalla? È una falena. Le detesto. Perché è così pelosa questa falena? Perché sono cose sia di accoppiamento sia di mimetismo. Però la cosa buffa ancora di più è che questa falena è pelosissima, ma il suo bruco è ancora più peloso, perché ho scoperto che si chiama il bruco micio. Bruco micio, ma... Il Pussy Caterpillar. Pussy Caterpillar. A me fa troppo ridere che il nome inglese del bruco è Caterpillar, perché da noi il Caterpillar è una roba enorme. È il catetere. Se i tuoi cateteri hanno le dimensioni dei Caterpillar, sono tuoi, Marco. Io odio le falene. Una volta, da ragazzino, che dormivo nel letto a castello con mio fratello, noi avevamo una chitarra sull'armadio, nell'oscurità sento fare... Mi sveglio col cuore praticamente qua, che pulsava. Pulsava. Pulsava, allungo il braccio, accendo la luce, c'era una falena così che aveva sbattuto contro la chitarra, mortacci su. C. Allora, io l'avrei messa in un dignitoso. Tu l'avresti messa in B, io in D, va in C. Vabbè. Prima di andare avanti vi ricordo che nella sezione abbonati vi potete abbonare e vedere tanti video esclusivi, estratti, backstage, interviste esclusive agli ospiti che sono venuti qui. E quindi abbonatevi, simi. Ok, questo è un ciuffo, cos'è? È proprio il bruco micio. È il bruco micio. È molto più bello della falena però il bruco micio, eh. Sembra il cugino hit degli insetti. Io l'avrei messo in S perché è buffo. Dai, questo cos'è? È un altro bruco, il bruco serpente. Ma c'è veramente
veramente la testa da serpente. Ma è bellissimo. E che farfalla diventa, scusa? Non me lo ricordo. Ma... due lauree. Chi è che monta questo video? Ciccio Marino. Ciccius troverà una foto della farfalla che diventa. Però lui è molto bello, eh? Però è molto bello. C'è un significato in questa cosa. Perché limitare un predatore vuol dire scoraggiare potenziali altri predatori ad avvicinarsi a te, quindi è limitare una... è l'apostrofo imitare, non limitare. Però veramente, questo è veramente bello, io lo metterei in S. Sì. Questo aereo, ma è osceno. Catilide dalla testa chiodata, è un'arma. È un'altra mezza cavalletta. Copifora. Credo. Vai in S. Dove lo metteresti tu, scusami? Un C. Vai in B. Dai, B. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un coleotterino. Coleotterino. Dalle piume a corna. Ripicera femoralis. È in gamba. Perché è femorale. Perché è femoralis. Sembra c'ha le orecchie tipo topolino. Ora che sono scaduti i diritti, qualunque cosa sì, può essere topolino. Possiamo fare Steamboat Willy col coleottero. B. No. Questo cos'è? Una teiera. È un altro coleottero che è il coleottero giraffa. E i maschi hanno il collo molto più lungo delle femmine. Ma è una teiera. La cosa è particolare che è un collo mobile, se non sbaglio, e lo usano per lottare e fare il nido. Ma che è sta roba? Ma è orrendo. Ma non è orrendo, è osceno. Fa ridere. È orribile. C. Ma cosa C? È così bello. Tu dove lo metteresti, scusami? Un B. No, allora C. Però fa più schifo della falena pelosa questo. Questo ma va in D. È veramente orribile. D. Allora, questo cos'è? Un uovo Kinder. Allora, ti devo confidare che non lo so. Cosa? Un altro triopper dovrebbe essere. No, ma non si capisce neanche che forma sì, abbia. Sembra una lumaca. Dov'è la testa? È questo puppino qua. Puppino. E secondo te questa palla dietro è enorme, è tutta cacca? No, grazie a Dio no. Perché? Che te frega? Però è bello da puffo. Sembra Gandalf degli insetti. Se lo metto in A. E la Madonna? Sì, sì, sì. Non lo so, perché è così strano. Dove lo metteresti? Sembra un'oliva lasciata al sole. La cosa lo rende buffo, quindi va bene. Questa cosa fighissima che cos'è? È una formica panda. È una formica panda. Quattro zampe motrici, no, a parte che ne ha sei. Ah, tra l'altro, diciamo una cosa importante. Ci saranno anche dei ragni. Nonostante sì, non siano insetti, bensì arachnidi. Quindi, la formica panda è una formica, ha una caratteristica di essere bianca e nera. Tipo il panda. Dove va questa formica? Bella però, eh? Se non sbaglio è pure velenosa. Non vorrei dire una cavolata. Perché ha questa colorazione? Potrebbe benissimo essere per dire sono velenosa, non mi toccare. Perché è una cosa bianca e nera e velenosa? Perché le colorazioni accese e diverse di solito servono ad avvertire il predatore che c'è un pericolo imminente. Ma questa è bianca e nera. È accesa! Io sonno, quindi... Va bene, quindi tu dove la metteresti? Io la metterei in B. Va bene, hai ragione. Questo orso qui... è un grillo talpa. Sì. Allora... Madonna, che schifo! Non fa schifo, è un grillone che scava sottoterra. Infatti ha le zampine da talpa. Questa è una cosa carina. Ma i grilli devono saltare, non devono andare sottoterra. Ma chi l'ha deciso? Ma è veramente brutto, è orribile. Oltretutto si prende in Animal Crossing, se scavate nel punto giusto quando sentite grillo. Questo coso orribile dove va? Va in C. Qualcuno doveva pure andare. Pure andare. Oh, questo lo conosco. Oh, finalmente. Questo sapete perché lo conosco? Perché ne avevamo a casa. Questi sono insetti foglia. Secca. Che nessuno conosce, perché conoscono tutti l'insetto foglia, che è quello che sembra la che foglia è quello verde. E nessuno sa che c'è anche la versione di foglia marcescente, che è la nostra. La foglia secca, che è uguale ma è marrone, molto più secco. E come si chiamavano i nostri due insetti foglia secca? Uno si chiamava Soler. Perché faceva così? Stava così? Lo dava il sole. Costantemente così, lo dava il sole. Ah, ma è il ragno ballerino? Sì, no, non è un ragno, un insetto. Questa è una sleppa così. Erano così, E come l'avevamo chiamata? Che so tu dai nomi agli insetti, mica io. Biff si chiamava. Biff, perché era bullo, era tipo Biff Tanner di Ritorno al Futuro. Erano Soler e Biff. Questi mi piacciono, quindi vanno in A, va bene? Onestissimo. Questa telecomando qui che cos'è? Questa è una cosa che conosci anche tu. La larva di lucciola. Perché dovete sapere che le lucciole, prima di diventare delle lampadine volanti, sono delle larve. Sì. Che fanno anche abbastanza schifo. La larva della lucciola si nutre di chiocciole e lumache. Usa una tattica per cui sale sul guscio della lumaca, picchietta sul guscio con una parte chitinosa, cornea, simulando il rumore della pioggia. La lumaca esce perché pensa che stia piovendo e lei la trafigge, la uccide. E se la risucchia. Mangia. Bastardissima. Sì. E infatti in questa foto c'è una larva che sta
ciucciando una lumaca. Che carina. Quindi dove va questo mostro? In F. In F, siamo d'accordo. Perché oltre ad essere orribile all'aspetto, è anche una grandissima figlia di puttana. Ok, cos'è questo? Che schifo. Sto per vomitare. Non è vero, è bello far. Sono semi di melograno, anzi di melagrana. Dovrebbe essere una falena, un'altra. Che schifo. Ed è l'ultimo stadio di questo bruco che si chiama. Questo non è un bruco, questo è uno spiedino. È la larva lumaca scimmia. Si chiama slug monkey. O monkey slug, non mi ricordo. Quanti animali sono? Allora, questo qui fa veramente schifo. Questo va in F. È orribile. Ma non è vero, è buffo. Mi dà il vomito. Non vedi che sembra? Sembra tipo fatto a pezzettini. Sembra un sashimi fest. Ma qualcosa. Che cazzo dici? Tu lo metteresti in S, io in F, quindi va in C. Vabbè, è sotto la metà, ma. Quindi questo è il bruco prima che diventi quello schifo la lì. E fa ancora schifo comunque, anche ma da no, prima. Se tu lo guardi bene, sembra che con ogni braccino stia tenendo dei pesini. Mi sta corrompendo. Questo bruco scimmia. Lumaca scimmia. Larva lumaca scimmia. C'è una chimera. Sì, però uscita molto male. Molto, molto ma male. Coi pesini. Vai in C. Ma io pesini, rip. Abbiamo detto prima che ci saranno anche dei ragni, che sono però non degli insetti, ma degli aracnidi. Sì. Tu hai mai mangiato il burro di aracnidi? No. Guarda, a proposito di burro di aracnidi, qui c'è quello di mandorle, che non sono arachidi, ma sono mandorle. Questo per farvi capire che su Prozis non c'è soltanto il burro di arachidi, ma c'è anche quello di mandorle, di pistacchio, c'è quello di arachidi a caramello, quello di arachidi a cioccolato. Sono tantissimi burri. Burri. E col codice sconto Merluz10 avrete il 10% di sconto su tutti i burri. E altri, e tutti gli altri prodotti del sito, ovviamente. Ci pensi che se il bruco usa questo può tenere tutti i pesini? Cos'è questo? È un bellissimo maggiolino. Che schifo. Ma che come puoi dire che schifo? È carino. Sembra un alieno di Rick e Morty. Sì, sembra quel coso lì. Uno dei miliardi. Sì, è orribile. Ma saranno loro che si sono ispirati al maggiolino. Ma che schifo. Ma è carino, io lo metterei in A. Guarda, sembra che stia pure. E non vuoi mettermi in A? No, va in B. Sì, in effetti Ambra è proprio. Non può votare. Ma io l'avevo detto che non avevo. Che gusti di me. Che è sto mostro boss finale di Final Fantasy? È un ragno. It's a ragno. Madonna! È la Katsuki di Naruto. Figo, è vero, non ci avevo pensato. È uguale, è fatto come il mantello della Katsuki di Naruto. Organizzazione Alba. A me sembravano una pallina di Natale, ma. Dove quindi lo metti, va in A. Scegli tu. Ok. Questo va in A. Ci piace. Questo cos'è? Questa è una mantide orchidea. In realtà io su questa mantide è bellissimo. Ho avuto tipo incubi quando ero piccola. Perché c'era una videocassetta di Piero Angela sulla predazione. Lei fa finta di essere un'orchidea. Ma è uguale, è un fiore. E gli insetti arrivano e lei. Wow. Li sgozza. Sì. O li mangia vivi. Col coltello. Sì, ma questa va in S. È troppo bello. Sembra un fiore. Sì, no. È quello lo scopo comunque. Va bene, questo va in S. Cos'è questo? Questa è una delle cose più belle che abbia trovato finora. È un'altra mantide che sembra una specie mantide di drago. Mantide fasciata. Ma questo è un drago. No, è bellissima. Veramente bello. Questo va in S. Figo. Sì. Figo. E questo tronco? Questo coso orrendo. Questa volta lo dico che è orrendo. È un'altra ninfa di grillo. Ma è veramente. Che schifo. Bruttolina. Sembra un tumore. Però la struttura è palesemente a scopo mimetico. Quindi in realtà è. Insomma, una. Per non essere vista. È riuscita, esatto. Lo fa per non essere. Salute. Lo mettiamo in C. Ho ora uno dei miei preferiti in assoluto, il punteruolo del Perù, che è una trombetta con le scarpe. Che voce gli daresti a questo insetto? Io sembra così. È vero, c'ha le scarpe. È talmente brutto. S. Ma succhia il sangue? No, ciuccia gli alberi. In realtà poi è parente ovviamente del punteruolo rosso, che è quello che fa quello che distrugge. Danni, quindi è sempre la stessa famiglia. Però questo qui fa più ridere perché ha gli scarpini. Ma tu ti rendi conto che lo stai mettendo insieme? Ti rendi conto che lo vuoi mettere insieme al bruco serpente, all'orchidea e al boss di Dark Souls? Va bene, mettiamolo in S. Se gli metti tipo un piccolo violino in mano. Certo, poi. Cos'è sto kabuki? Allora, è bellissimo, a me sta venendo l'allergia. Perché lei è allergica agli insetti, no? Esatto. Alla vita. È un ragno pavone. Sì. È quel ragno di cui si vedono spesso i video che ma in questa foto sembra uno sciamano indiano che fa così. In realtà è proprio quello che sta facendo, perché lui tira su questo ventaglino colorato e comincia a fare.
Che serve effettivamente per? Per corteggiare. Ti posso affermare che non funziona tra noi umani, non farlo dovresti mai più. Farlo tu. Questo ragno pavone lo mettiamo in A. Va bene, ci sta, mi piace. It's cute. Questo tizio simpatico sembra un mi guardi. E in effetti è un altro aracnide che si chiama ragno sorridente. Ma è felicissimo. E così sta. Me lo sto immaginando, se questo non va in S però... Va in S, va bene. Te lo concedo. E questa... devi rilasciare le spalle. Sì. Cos'è questo schifo? Questo fa veramente schifo, è la scutigera, la macchia. Sembra spappolata che c'ha tutti i robi che partono. Mi spiegavi però che la scutigera è potenzialmente utile perché si mangia altri parassiti o insetti che possono essere in casa, tipo scarafaggi e altri insetti, robine simili, comunque roba serpeggiante. Però se non la tieni sotto controllo ti fa ammuffire le pareti o comunque il troppo stroppia. Ma ci piscia invece sopra, che cosa fa? Umidità varie, col, eccetera, con ci quello fa che uova, secerne è il suo, che... è, nessuno conosce il suo segreto. Quindi sto schifo va in C per l'utilità. Poi abbiamo tra i miei insetti preferiti gli sfingidi. Gli sfingidi? Sì. E cosa sfingi? No. Sfinge colibrì. Allora, in realtà gli sfingidi li possiamo vedere anche in Italia. E quando, che ne so, si vede una specie di elicottero ciccione vicino ai fiori che fa... Tu hai mai visto un elicottero ciccione vicino ai fiori? Come no? È una sfinge colibrì. No, gli sfingidi. Quindi sono dove va sto mostro? No, carino, dai. Tra S, lo mettiamo in A. Oh, in realtà, la morte in terra cos'è? È la sfinge testa di morto, che è quella del silenzio degli innocenti. Quella con la faccia a teschio? Sì. Questa va in S perché sì, questa dai, è un boss. Che figo. Va in S. Qualche particolarità? C'ha la testa a teschio. Okay. Questo cos'è? È un altro tricopter elicottero. Tricopter brasiliano. Ma c'ha un elicottero in testa fatto di palline. Palesemente un po'. Se, come si chiama quel po'? Bonsly, che è quello con le pallette in testa. Chi è? È una specie di bulbo con dei palline, tipo Sudowoodo minuscolo. Io stavo pensando a Mineta. Ah, sì. Di My Hero Academia. Però è molto bellino. Fa ridere. Dai, io lo metterei in A. In realtà, guarda che la media è molto alta per la bellezza di questi insetti. Vespa eucarittidi. Vespa col ciuffo. Ma è fichissima. È la Vespa Elvis. Ah, ciuffo. Sembra un teppista, infatti. C'è il ciuffo così in avanti. Ma è bellissima, sembra un'armatura. È no, carina. È bellissima. No, questa va in S. Oh, questa va in S. Se altri che sono in S sembravano dei boss finali, questa sembra una cavalcatura. Cioè, che puoi cavalcare. È fichissima, cazzo. Io l'avevo detto che gli insetti erano belli, poi... E questo che c'ha una carota in bocca? È un po' grosso. Il wetapugna. Il wetapunga. Geinacrida etaracan. C'è il tizio che lo sta tenendo che è talmente appassionato di questo tipo di insetti che ne alleva sempre di più grossi. È un insetto che sta mangiando una carota così. Cosa? Ce la sta tenendo così. Vuol dire che è così. Posso vederlo? Ma se la sta mangiando intera così tipo... Sì, è enorme. No, questo è un mostro. Vabbè, di. Cioè non è infame come la larva di. Della lucciola di. Ok, va bene. Dulcis in fundo abbiamo un Dario Moccia. Che insetto è? Che insetto è? Dato che reagisce sempre, è sempre molto contento di reagire alle nostre tier list, secondo me non è classificabile. Anzi, facciamo così, dato che ti piace reagire alle nostre tier list, vieni qui e la facciamo insieme. Va bene? Ok, quindi in realtà, alla fine di tutto, abbiamo visto che ci sono molti più insetti in S e in A che in D e F. Perché gli insetti sono belli, per motivi di lunghezza del video non snoccioleremo tante robe. No, sono tantissimi gli insetti, guardatevi Bugs Life, Zeta la formica. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.